Siamo al workshop multidisciplinare del diritto Centro Studi Borgogna, Lago Maggiore, edizione 2021. Presidente, lei è anche socio del Centro Studi Borgogna. Di che cosa si occupa e qual è il collegamento con IREN in relazione alle attività sia formative che degli eventi e delle iniziative del Centro Studi? Beh, IREN SPA è una società di cui sono onorato di fare il presidente, è il primo operatore nazionale sul nord-ovest, quindi Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna. Abbiamo nel nostro business tutto il ciclo integrato dell'acqua, il ciclo integrato dei rifiuti, e mobilità sostenibile, produzione idroelettrica, e quindi abbiamo, diciamo, tutti i business, tutti i servizi sostanzialmente al cittadino. Il Centro Studi Borgogna è un'iniziativa pregevole alla quale io ho aderito fin da subito con l'obiettivo di creare, mettere a disposizione del Centro Studi la professionalità, la competenza ma anche l'esperienza che abbiamo maturato in questi business nel servire i cittadini, soprattutto nei nostri territori, ma ormai anche a livello nazionale. Ci siamo spinti anche in Toscana e anche nelle Marche. Abbiamo messo al centro del nostro piano industriale la sostenibilità, con 2 miliardi e 2 di investimenti nel quinquennio, tutti sulla sostenibilità. Quindi il ciclo integrato dei rifiuti significa raccogliere i rifiuti nel miglior modo possibile, spingendo sulla raccolta differenziata, ma occupandoci del tutto, occupandoci del ciclo nel suo complesso, quindi anche allo smaltimento, ma soprattutto al recupero della materia che rinviene dal trattamento dei rifiuti. Sul ciclo dell'acqua abbiamo 7 impianti in costruzione e invece sui rifiuti abbiamo 8 impianti in costruzione come trattamento, quindi trasformazione per esempio della frazione organica dei rifiuti in biometano. Siamo leader in Italia per il trattamento della plastica e la trasformazione della plastica in nuova materia prima secondaria necessaria per arredamento urbano o anche come agente riducente nelle fonderie, che è un nuovo business che consente di decarbonizzare le fonderie che utilizzano normalmente carbone. Quindi anziché utilizzare carbone si può utilizzare una materia prima seconda che deriva dal trattamento della plastica. Ecco, per favorire questo passaggio a una dimensione più ecologica, anche urbana, soprattutto per trasformare il rifiuto in risorsa a 360 gradi, che cosa può fare il cittadino nel suo piccolo? Nel suo piccolo può seguire le indicazioni per un'ottima raccolta differenziata, ma il cittadino oltre questo non può fare. Poi servono aziende con esperienza come le nostre, non c'è solo IREN, c'è A2A, c'è ERA, ci sono altre aziende che si occupano proprio della trasformazione dei rifiuti raccolti però in nuovo materiale. Questa è la parte, come dire, più difficile, altrimenti la sola raccolta differenziata non è condizione sufficiente per arrivare alla sostenibilità al 100%. Grazie Presidente, è un piacere averla qui con noi, anche per l'importanza del momento, anche storico, e le auguro un buon proseguimento di giornata insieme agli amici del Centro Studi Borgogna. Grazie a voi. Grazie.